pioverà o non pioverà? Beh, questa indecisione riguarda un po' tutti i tifosi coraggiosi che si sono presentati in massa allo stadio quest'oggi sfidando le incerte condizioni meteo, gli arbitri che preferiscono avere il massimo di visibilità, i giocatori che vogliono il campo al meglio e anche te Luca magari, perché vedo che stai scrutando il cielo. Benvenuti a tutti voi che ci seguite invece ben al coperto da casa. E questa è una struttura a dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Partita già in corso di svolgimento. De Rossi, Karsdorp, Tevez. Prova a verticalizzare. Palla a Lukaku. Fa avanzare l'azione sulla fascia. D'Ambrosio riceve un bel pallone. D'Ambrosio prova ad andare via con eleganza. Palla filtrata per Lukaku. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Passaggio intercettato. Lungo passaggio in avanti. Brozovic. Lukaku. La gioca sulla destra. Tegel senza compromessi. Il guardalinee alza la bandierina, sarà rimessa con le mani. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Hanno ottenuto un fallo laterale. Palla che torna nella zona del portiere. Il portiere la calcia lontano. Una scivolata abbastanza dura. Intervento duro ma corretto. Palla riconquistata immediatamente. Benedetti che ritorna nella formazione titolare dopo diverse partite. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Perisic prova a innescare un'azione offensiva. Ecco Tevez. Palla filtrante per Tevez. Tevez! E la difesa può tirare un sospiro di sollievo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Karsdorp si guarda intorno. Valero. Vediamo se può capitalizzare. Tenta la conclusione. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. D'Ambrosio. D'Ambrosio cerca lo spunto per l'affondo. Stiamo ancora aspettando il gol che sbloccherebbe questa partita. Karsdorp riprende il possesso. Valero. Sulla destra. Tevez. Trova il compagno in buona posizione. Da lì può concludere. Ci prova. Un palo clamoroso. Allontana il pallone.
Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Primo tempo che si conclude dunque qui. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza neti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Che accelerazione alla fine della prima metà di gara. Sebbene ci sia un po' di delusione per non essere riusciti a cambiare il risultato, sicuramente le occasioni per riprovarci non mancheranno. Devono solo continuare a giocare come hanno fatto finora. Il bilancio a momento è positivo. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. E si ricomincia a giocare. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Tevez può calciare. Valero sta faticando a imporre il proprio gioco, la propria qualità, almeno in questo match. Beh, i difensori sanno che gran parte del gioco passa dai suoi piedi e cercano di raddoppiare costantemente la marcatura. D'Ambrosio. Ecco Tevez. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Mattias Vecino cerca spazio per l'affondo. Cambia gioco. Perisic prova con la palla lunga. Vuole sfruttare lo scatto. Bello intervento difensivo. Valero. C'è l'opportunità per il contropiede. Poteva finire in modo davvero diverso. L'hanno scampata bella. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica. Doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Perisic prova a innescare un'azione offensiva. D'Ambrosio la gioca lunga sulla fascia opposta. Sulla fascia è libero. Bel gesto tecnico. Palla che filtra per Alexis Sanchez. Alexis Sanchez! Che salvataggio da parte del portiere! Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Cerca di servire il compagno in avanti. Alexis Sanchez! Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la tranquillità. Alexis Sanchez, grazie a questo centro, ha totalizzato la sesta rete stagionale. E il risultato si sblocca, 1-0. Sono in vantaggio, ma c'è ancora tempo. La partita rimane aperta. Attenzione, grande chance. Ecco il cross. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Occhio al tiro. Altra occasione. E toglie la palla dalla zona rossa. Karsdorp. Tevez. Riceve in ottima posizione. Ci prova con una palla bassa. Hanno perso palla, un tentativo è andato a vuoto. Christian Eriksen. Il loro sogno di vincere il titolo ormai sta per andare definitivamente in frantumi. Scodella in avanti. Perisic. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Cerca lo spunto.
Una palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Cross di Tevez. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Perisic. Skriniar. Christian Eriksen. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. C'è la palla lunga, in avanti. Provano a partire in velocità.